Amici dell'opinione, bentornati alla nuova puntata di Cura Ricostituente. Oggi commenteremo con un illustre protagonista della politica italiana e in questo caso dalle ultime elezioni anche vincente, visto che parliamo di Maurizio Gasparri, parlamentare di Forza Italia e quindi del partito che fa parte della compagine della alleanza elettorale vincente. Ben arrivato Maurizio, come stai? Grazie, grazie per l'invito. Tutto bene, grazie. Hai finito di festeggiare questo trionfo del centrodestra? No, non ci sono state feste perché siamo ben consapevoli dei gravi problemi che ci sono: guerra, energia, caro bollette. Quindi non ci sono state feste, quindi non c'era un clima, come dire, che consentisse distrazioni. Ora dovremo vedere come affrontare nel Parlamento e con il governo, mi auguro con efficacia, tutti i problemi molto seri che abbiamo di fronte. Di certo le responsabilità saranno alquanto impegnative. A proposito di responsabilità, come vedi il futuro del costo delle energie, del gas in particolare, per quanto riguarda l'accordo con l'Unione Europea? Ci vuole più coraggio da parte dell'Unione Europea per acquisti comuni, per far ridurre i prezzi, per il controllo dei prezzi, per arginare anche le attività speculative che a volte anche in Europa su alcuni mercati vengono alimentate, per arginare l'egoismo di alcuni paesi, pensa alla Norvegia che vendendo del gas oggi si arricchiscono, ma devono pensare anche a un quadro di maggiore solidarietà continentale. Poi l'Europa deve varare un piano, come chiede da tempo Forza Italia, come ha chiesto per la verità anche il ministro, anzi il commissario europeo per l'economia Gentiloni, che come noto è del PD, non è della nostra parte politica, un piano economico straordinario come si è fatto per il Covid con il Recovery Fund, per aiutare le imprese e le famiglie europee a fronteggiare il caro bollette. I singoli stati da soli non possono farcela. Serve un intervento a livello continentale. In questo frangente la posizione di Forza Italia, o meglio la presenza di Forza Italia, può aiutare a trovare un accordo in Unione Europea che con alcuni suoi esponenti, diciamo in questo caso più esponenti di governi nazionali, comunque di paesi membri importanti come la Francia, continua diciamo, a fare illazioni o a auto. Diciamo affidarsi dei ruoli di controllo nei confronti del futuro governo, sempre perché ha vinto il centrodestra a guida Fratelli d'Italia. Cosa ne pensi tu riguardo a questo? Quelle affermazioni di un ministro francese vanno respinte al mittente ed è intervenuto anche il presidente della Repubblica Mattarella, uomo prudente ma che ha dovuto parlare chiaro. Non possiamo accettare interferenze di questa natura. Forza Italia ha comunque il compito soprattutto di lavorare nel PPE e con il PPE, Partito Popolare Europeo, per convincere le istituzioni europee a aprire i cordoni della borsa. Questo è il problema principale. Nei giorni scorsi, lo citavo già prima, il commissario Gentiloni insieme al commissario Breton ha rivolto un appello all'interno quindi della Commissione europea in questo senso. Credo che il primo problema sarà questo, una politica per controllare i prezzi, una politica per sostenere i paesi, altro che le affermazioni di una sconosciuta ministra francese che presto sarà archiviata. Sempre efficace nelle risposte, caro Maurizio. Volevo sapere una cosa. Secondo te, da un punto di vista strettamente partitico, quindi mi riferisco a Forza Italia, il fatto che due esponenti importanti come Tajani, che è stato poi ex presidente del Parlamento, e Berlusconi stesso, che ormai non saranno presenti nel Parlamento europeo, perché ovviamente saranno presenti come parlamentari, secondo te potrà indebolire la presenza di Forza Italia all'interno del Parlamento europeo? Beh, certamente la presenza di Berlusconi e Tajani non è una presenza che si rimpiazzi facilmente, però Antonio rimane il vicepresidente del Partito Popolare Europeo e quindi svolgerà un lavoro nel vertice di questa realtà. Poi dobbiamo vedere anche quali saranno gli eventuali ruoli di governo che Tajani dovrà ricoprire. Berlusconi è uno statista che a lungo ha governato l'Italia. Ha relazioni con tanti e con tutti. Penso che quindi il suo peso politico non derivi dall'essere parlamentare europeo o senatore italiano, ma derivi dal fatto di essere Silvio Berlusconi, quindi in grado di confrontarsi con chiunque e mi auguro che la sua esperienza, la sua saggezza, le sue relazioni vengano valorizzate dal nuovo governo italiano
non ha bisogno di ruoli Berlusconi, gli basta essere se stesso per poter aiutare il dialogo in Europa e anche fuori dai confini europei. Secondo te l'attuale crisi ucraina come potrebbe essere, diciamo, arginata, se non addirittura risolta? Ecco, tornando a Berlusconi, fece anzitempo una proposta di quasi di intervenire in virtù delle relazioni passate che ha avuto con Putin, cercare di trovare un aggancio, comunque un incontro per poter contribuire a, diciamo, rappacificare la situazione. Secondo te questo è possibile, e se non è possibile cosa si potrebbe fare, visto che qua si parla addirittura di escalation nucleare? Ma guarda, ovviamente se avessi una soluzione sarei insignito del premio Nobel per la pace. Non ho una soluzione a questo, so semplicemente che personalità come Silvio Berlusconi, Angela Merkel ed altri che sono stati al vertice dei governi europei potrebbero, insieme anche perché no a Bush, ad altri esponenti di spicco della comunità internazionale, tentare di fare un dialogo, di avviare un dialogo. Nei giorni scorsi anche Erdogan, il leader turco, ha auspicato una soluzione di dialogo. Noi dobbiamo chiaramente sostenere gli ucraini economicamente, militarmente, anche con le armi, sia chiaro tutto questo. Tuttavia credo che uno spazio di negoziato ci debba essere, perché oggi, soprattutto che la Russia subisce la controffensiva ucraina, dobbiamo anche evitare colpi di coda pericolosi. Sentir parlare di nucleare tattico è inquietante, e non vorrei che una Russia isolata, con il rischio di sconfitta, reagisca come un animale ferito. Quindi in questo senso io credo che una riflessione tra l'Europa, la Turchia e altre realtà internazionali, con il contributo di personaggi come Silvio Berlusconi, Tony Blair, Angela Merkel, George Bush, Clinton ed altri, potrebbe essere una via da tentare, senza far prevalere l'aggressione alla prepotenza russa, ma neanche lasciando questa guerra marcire con conseguenze rischiosissime. Già oggi per l'economia del mondo e per gli ucraini che subiscono perdite e aggressioni, ma poi alla fine per tutti, anche per gli stessi russi che si illudevano di vincere, oggi stanno in mezzo ai guai. Però ovviamente tutto questo deve essere preceduto da un cessate il fuoco dei russi, dalla fine di questa aggressione russa. Non è una cosa facile da realizzare, però è una speranza da alimentare e da coltivare. La posizione di Forza Italia in riferimento a, diciamo, a gli approvvigionamenti di gas, e quindi a come risolvere questa, diciamo, questa diminuzione di fornitura da parte della Russia, e secondo te è funzionale costruire un rigassificatore nel porto di Piombino? A noi servono i rigassificatori, a noi servono i termovalorizzatori, a noi servono le energie rinnovabili, a noi serve la ricerca sul nucleare di nuova generazione, a noi serve riprendere la trivellazione nell'Adriatico e l'aumento della produzione di gas italiano. A noi serve tutto, perché dipendiamo dalle importazioni. La politica dei no, delle sinistre, dei verdi, dei grillini ha messo il paese in ginocchio. Noi dobbiamo aumentare tutti i generi di produzione energetica per aumentare il nostro grado di autonomia. Dobbiamo intessere rapporti con tutti i paesi produttori africani, asiatici, di tutto il mondo, per ridurre la dipendenza dalla Russia, che ai tempi del governo di Berlusconi era del 18%, poi governi tecnici e di sinistra l'hanno portata al 50%, legandoci mani e piedi alla Russia, con la quale al suo tempo, quando non c'erano guerre o aggressioni all'Ucraina, l'Italia di Berlusconi dialogava, ma non si legava mani e piedi alla Russia. È stato sempre strategico e importante il Ministero degli Esteri. Secondo te chi è che dovrebbe ricoprire un ruolo appunto del genere come Ministro degli Esteri in un momento così delicato quale quello che stiamo vivendo? Evitiamo risposte su sottoministri che impazza in queste ore, presto cesserà. Servono persone esperte, servono prevalentemente politici. Serve gente solida. Il tempo dell'improvvisazione alla grillina, dei Bonafede, dei Toninelli e delle Taverna è finito per sempre. Servono politici di esperienza, dopodiché ce ne sono. Quindi tanti, non tecnici, politici, giusto? No, io penso che i tecnici dovrebbero essere qualche limitata eccezione, si parla per l'economia, ma insomma deve essere un governo fortemente politico che abbia per il 90% componenti politici.
Secondo te, l'Italia durante l'inverno avrà problemi di approvvigionamento di gas o questo 90% diciamo, di scorte potrà permettere riuscirà, insomma, ad affrontare la situazione nel migliore dei modi? Mi auguro che il governo uscente stia provvedendo agli stoccaggi e agli approvvigionamenti necessari. Abbiamo visto quello che ha detto il ministro della transizione ecologica, che ha anche competenza sull'energia. Però immagino che il nuovo governo dovrà subito fare un inventario e mettere al sicuro il paese, fare una verifica di come stanno le cose, perché solo un controllo diretto delle nuove autorità di governo ci consentirà di rispondere a questa domanda. Spero che si possa essere in grado di superare l'inverno. Temo che però, insomma, bisogna stare con gli occhi aperti sempre e fare una verifica non appena il nuovo governo sarà insediato. Tu trovi che sia stata, diciamo, una nota costruttiva, positiva il fatto che la Meloni abbia fatto notare che non tutti i soldi del PNRR siano stati utilizzati dall'attuale governo? Ci sono dei piani da definire, è una procedura complessa, spesso le risposte devono venire dal territorio, dagli enti locali. Andrà fatta anche qui una verifica, anche tenendo conto che in molti casi i costi delle materie prime sono aumentati e quindi molte opere forse dovranno essere rivisitate, perché con i soldi ipotizzati 6 mesi fa, oggi non si fanno le cose che si potevano fare 6 mesi fa. I Soloni o i sedicenti Soloni politologi avevano dato per spacciata, comunque ridimensionata Forza Italia. Invece, ai fatti ha avuto un soddisfacente risultato. Questa è la riprova che Forza Italia è più viva che mai. Nella prospettiva governativa, come vedi, diciamo, i miglioramenti all'interno sia della dirigenza che dell'azione politica all'interno del governo da parte di Forza Italia. Forse è andata bene rispetto alle previsioni fosche che ci accompagnavano, ovviamente però deve recuperare terreno e spazio, non ci si può accontentare dell'8%. Accanto al ruolo insostituibile di Berlusconi, che nonostante l'età è stato protagonista, presente, attivo, anche impiegando mezzi moderni e sorprendendo l'opinione pubblica dai suoi interventi con le pillole quotidiane sui social, perfino su TikTok, ha fatto tantissimo, quindi gli dobbiamo essere grati per la dedizione, lo spirito di sacrificio, la generosità. Dopodiché il nostro movimento deve organizzare al meglio le caselle parlamentari e di governo che avrà, attingendo sia alle esperienze che alle forze emergenti, perché il ruolo di una forza moderata nel centrodestra sarà fondamentale. Lo sarà anche per Giorgia Meloni, perché serve equilibrio nella coalizione, serve un rapporto positivo con le realtà produttive, con le associazioni di categoria, con la realtà internazionale. Il ruolo di Forza Italia e dell'area che Forza Italia rappresenta quindi è decisivo e lo capirà anche Giorgia Meloni, che ha assolutamente bisogno di una forza incisiva, forte, adeguata al suo fianco, che guardi sul versante del centrodestra, è un'area moderata che deve essere rappresentata, deve saper dialogare con il paese reale, deve essere in grado di svolgere una funzione di garante, di stimolo e di, come dire, di garanzia assoluta. Quindi su questo però anche noi dobbiamo lavorare valorizzando al meglio vecchie e nuove energie. Anche nei migliori governi si creano sempre quelle situazioni politiche interne concorrenziali. Tu non credi che sia molto più vicina Fratelli d'Italia a Forza Italia di quanto lo possa essere alla Lega? Cioè, nel senso che forse Forza Italia ha quel plus che non, anche come elettorato non cozza con Fratelli d'Italia, magari invece potrebbe esserlo con la Lega per certi aspetti. Io confido in un'armonia generale, perché non c'è bisogno di fare il gioco delle coppie che poi possano creare problemi al terzo partner. Io mi auguro che ci sia armonia tra Forza Italia, la Lega e Fratelli d'Italia, senza fare discriminazioni, senza antagonismo, poi che ci sia anche un po' di competizione all'interno delle realtà politiche, non c'è dubbio. Però io mi auguro che non ci sia il gioco delle coppie contro il terzo incomodo, sarebbe un errore in un momento in cui serve molta coesione, molta unità, molta determinazione, in un momento in cui la gente si aspetta risposte sul fronte dell'energia, delle bollette, della sicurezza, del rischio di guerra e non si aspetta certo balletti e contrasti all'interno della coalizione di centrodestra. Maurizio, che dire, a questo punto non resta di
da capire dove verrà utilizzata l'esperienza di Maurizio Gasparri all'interno del futuro governo. Ma non lo so, non mi faccio particolari problemi. Ci sono molte persone che aspirano a stare nel governo, ho già fatto parte di governi nel passato, nel C'è lontano gente che ha lasciato 94. Forza Italia per rimanere al governo. Appunto, io faccio il contrario, sono in Forza Italia, sono a disposizione comunque perché sono stato eletto 9 volte, sono uno dei parlamentari di più lungo corso, quindi rappresento una riserva di energia, di esperienza che sarà fondamentale. Ci sono persone che non hanno bisogno di un incarico per poter dare un contributo importante e per poter far pesare la propria esperienza. Mi trovo in questa fortunata condizione, dopo 9 elezioni, compresa questa, una conferma che c'è stata in tutti i tipi di legge elettorale, preferenze, non preferenze, Mattarellum e quant'altro, vuol dire un attestato di stima, di fiducia, sia da parte del mio movimento, da parte di Silvio Berlusconi, sia da parte degli elettori. Quindi mi sento in condizione di dare un contributo importante e poi il resto ci sono altri che forse hanno ambizioni, desideri di avere esperienze che non hanno avuto, sono molto sereno, io ci sono in campo, farò molte cose al di là dei ruoli e delle etichette. Tu ci sei, ma non ti imponi, come si suol Io dire. ci sono, imporre, inutile fare, chi sgomita poi in genere poi finisce male, insomma, quindi bisogna essere molto sereni e maturi. Bisogna esserci perché poi è un Parlamento con meno rappresentanti, 600 invece di 1000, chi ha una lunga esperienza ha già di per sé un peso, un ruolo, un'autorevolezza, se mi consenti di dirlo, che Anche deriva dalle da. telecomunicazioni hai grande autorevolezza, nel senso Beh, esperienza. conosco tante cose, ho seguito tanti dossier, ho fatto tante leggi, sia da ministro che da parlamentare, sia da uomo di maggioranza, ma anche quando sono stato all'opposizione ho fatto pesare il mio ruolo. Ora in maggioranza daremo un contributo pari alle attese. Maurizio, ti ringrazio per questa Grazie. intervista e avremo modo tanto di risentirci. Grazie di nuovo e Grazie buon lavoro. molto. Buon lavoro e Grazie soprattutto Fabrizio. buon insediamento per mercoledì. Grazie, grazie molto, grazie. Ciao Maurizio. Ciao, grazie, ciao, ciao. Amici, oggi abbiamo avuto il piacere di poter commentare insieme a Maurizio Gasparri l'esito delle elezioni, ma soprattutto il futuro, diciamo, il futuro orizzonte del governo che sta per nascere. Vi ringrazio e vi lascio con questa domanda. Un governo forte come si prospetta, secondo voi non potrebbe aiutare veramente il paese Italia a fare quel salto di qualità, soprattutto da un punto di vista strutturale, che finora è mancato? Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata di Cura Ricostituente. Arrivederci e a